Ciao amici, benvenuti ancora una volta qua a parlare di libri. Questa volta vi voglio parlare di un altro libro della Giunti, di Josefina Angelini, Attraverso il fuoco. Allora, il prezzo è 16,50 euro per un totale, di 400, 410 pagine. Anche molto sottili e il carattere è abbastanza piccolino, quindi non fatevi ingannare, non è così breve come sembra, perché le pagine appunto sono molto molto sottili. È appunto l'edizione della Giunti. Questa è la copertina. Scusate se magari la vedete, cioè la vedete, c'è un po' di riflesso perché è lucida. Anche se togliete la sovracoperta, è molto carino. Anche senza, perché c'è questa scritta con un carattere che a me personalmente piace molto. Allora, come probabilmente molte di voi sanno, Josefina Angelini è l'autrice della saga che c'è scritto anche qui nella fascetta di Star-Crossed. Scusate la mia pronuncia orrenda. E io questa serie non l'ho letta, ma dopo aver letto questo libro, sicuramente andrò a leggerla perché sono rimasta piacevolmente colpita. Allora, io vi leggo la trama. Finalmente è arrivato il momento che Lily aspettava da una vita. Tristan, il ragazzo più bello e corteggiato di Salem, l'ha invitata alla festa del liceo. Proprio lei, timida e impacciata, che non ha mai partecipato a un party a causa delle devastanti crisi allergiche di cui soffre. Ma quando alla festa Tristan bacia un'altra ragazza, Lily viene scossa da violente convulsioni proprio di fronte a tutti i suoi compagni di scuola. Dopo questa insopportabile umiliazione vorrebbe solo sparire e se il suo desiderio si avverasse, improvvisamente risucchiata in un mondo parallelo, dominato da creature spietate, Lily si ritrova faccia a faccia con la perfida Lillian, la strega di Salem, identica a lei, solo diabolica. Con l'aiuto della affascinante Rowan scoprirà poco a poco di possedere poteri straordinari e mentre l'attrazione fra lei e il ragazzo diventa innegabile, la furia di Lillian esplode come un tornado e lo scontro con la potentissima gemella non può essere rimediato. Riuscirà Lily a sconfiggere le forze del male, visto che la sua acerrima nemica è proprio lei stessa? Allora, forse qualcuno di voi arriccerà il naso quando io vi ho letto proprio la prima parte della trama, che parla di praticamente una storia d'amore, perché ci dice che Lily, scusate, c'è anche il cane che disturba, che Lily è innamorata di Tristan e che lui finalmente la bacia, e quindi il libro inizia da qui, che da un certo punto di vista è un fatto che troviamo in molti libri per un pubblico giovane, insomma. Però nonostante questo, devo dire che l'autrice non si è soffermata moltissimo su questa storia d'amore, è stato soltanto l'inizio per iniziare a parlare di Lily e del suo stato d'animo, delle sue emozioni. Probabilmente negli altri libri, perché ci sarà un seguito, perché questa è una trilogia, questo aspetto verrà fuori di più. E anche qui mi riservo da dire qualcosa perché io ho paura che magari andando avanti il libro diventi un po' più basato sugli intrecci amorosi. Io spero proprio di no, perché appunto la cosa bella del libro è quando Lily viene catapultata in quest'altra dimensione e si inizia a parlare di streghe e di tutto questo mondo che c'è in questo universo parallelo. E devo dire che mi è piaciuto molto, non sono riuscita a staccarmi dal libro, infatti io l'ho letto praticamente in una giornata e mezza, e questa è proprio la bellezza della scrittura dell'autrice, perché
Sei continuamente, hai continuamente voglia di leggere. È una scrittura leggera, da affrontare in qualsiasi momento perché è semplice e veramente mi ha catturata. No, in sé non ha niente di. Ci sono le streghe che io sinceramente non ho trovato. Scusate, il cane che mi mangiava il filo del computer, non ho trovato in così tanti libri. Sono delle creature che mi interessano e mi affascinano e spero che ci sia davvero molto. L'autrice continui a descrivere le streghe e non si soffermi sulla storia d'amore e poi. Perché veramente quello che mi interessa a me sapere è tutto l'universo parallelo che c'è dietro questa storia. E quindi provate a leggerlo perché secondo me potrebbe piacervi, soprattutto se vi piace il genere fantasy. Io le descrizioni le ho amate veramente molto perché secondo me ti lascia proprio l'immagine davanti agli occhi. Davvero, davvero, davvero brava. Anche la copertina del libro, secondo me, è molto, ti porta molto nel libro perché appunto vediamo queste fiamme, che la particolarità di Lily è che lei, quando è nel suo mondo, soffre di queste febbri che poi, riuscirà a gestire quando si trova nella dimensione parallela. Leggendo capirete perché il fuoco, come usa tutta questa sua energia. E niente, scoprite leggendo il libro perché dire di più no, perché vi rivelerei troppi, troppi segreti. Se vi è piaciuto il video, se vi va, cliccate mi piace. Se volete seguirmi sulla mia pagina Facebook, ve la metto qui sotto. E qui vi metto anche gli altri link per le altre recensioni che ho fatto dei libri della Giunti. Ci vediamo alla prossima. Un bacio. Ciao ciao.